ai ringraziamenti a tutti voi e diciamo estendo anche ai giornalisti che hanno accettato questo invito e a cui chiedo di essere cassa di risonanza rispetto a un'iniziativa come questa che ha dei risvolti territoriali, lo avete sentito, di assoluto prestigio e valore. Io vorrei provare a esplicitare quelli che per me, come persona, ma come presidente di Brianza Acque, come azienda che rappresento, sono un po' un pentalogo di soddisfazione rispetto a questa iniziativa e a questo accordo. A cominciare dalla soddisfazione per aver dato operatività e concretezza a quella che era la nostra idea di aiuto, di finanziamento a progetti che, come è stato ben detto, vanno a contrastare le nuove povertà, che non sono solo la povertà economica che conosciamo bene, ma sono le povertà che abbiamo imparato a conoscere soprattutto in questi ultimi anni nei quali siamo stati tutti condizionati da un evento che nessuno si aspettava ma che ha stravolto completamente le nostre vite, probabilmente ci porterà ad avere una visione del mondo e anche una vita futura diversa da quella che abbiamo conosciuto. I nostri figli faranno una vita diversa da quelli che hanno fatto i nostri genitori e da quella che in parte abbiamo fatto noi, e quindi dicevo non solo la povertà economica ma anche quella digitale, e chi ha figli come me che spesso si trovano in DAD sa che non è così scontato che sia facile collegarsi, perché non abbiamo un'infrastruttura che sia così, diciamo, adeguata a quelle che sono le esigenze reali, perché quando si hanno famiglie numerose e si è contemporaneamente in DAD o in smart working bisogna avere 5 computer portatili, è una linea che, diciamo, sopporti la capacità di interazione di tutte queste persone, ma c'è anche chi effettivamente le dotazioni hardware e software non le hanno neppure, e a volte sono le scuole stesse che hanno mancanza di dotazioni, ma parliamo anche della povertà alimentare, povertà educativa, povertà sociale in senso lato. Secondo motivo di soddisfazione è il fatto che noi condividiamo questo progetto con i nostri soci, che sono tutti i 55 comuni della provincia di Monza e Brianza, e la provincia, e lo dico guardando Luigi Losa perché in tempi non sospetti si è speso in prima persona e poi ha coinvolto un mondo e ha coinvolto un territorio proprio nella valorizzazione di un ambiente territoriale che non era una rivendicazione nei confronti degli altri ma era una certificazione che questo è un territorio di assoluto valore e che doveva essere costituito come provincia, perché la provincia, e lo stiamo vedendo grazie all'opera di questa provincia di Monza e Brianza che mette in rete i vari comuni, i vari enti, le varie associazioni e i vari progetti in un territorio così complesso come il nostro, rappresenta proprio quel valore aggiunto. Dicevo, la soddisfazione di condividere questo progetto con i nostri soci che in tempi non sospetti ci hanno chiesto di avere un'attenzione particolare nei confronti delle povertà in senso lato. E quando noi abbiamo iniziato a ragionare, e lo abbiamo fatto avendo la capacità di avere dei bilanci inutili e quindi non avendo l'esigenza di distribuirli questi utili, ma potendo reinvestirli in progetti, in finanziamenti anche legati al sostegno di quello che c'è nel nostro territorio ma anche un po' fuori dai nostri confini, ci hanno sostenuto in quei progetti anche internazionali che hanno visto il sostegno di Brianza Acque, ovviamente in progetti specifici legati in particolar modo alla valorizzazione della risorsa idrica, che noi, devo dire, diamo un po' per scontato perché siamo fortunati, ci basta aprire il rubinetto e l'acqua ce l'abbiamo in ogni momento, ma insomma nel nostro territorio nazionale e ancor più fuori dai nostri confini sappiamo che questo non è sempre così scontato, e quindi abbiamo collaborato a progetti che vedevano la presenza di Brianza Acque anche oltre i nostri confini territoriali.